Ballando con le stelle, chi vincerà la finale? Questa sera sabato 19 maggio gran finale del programma di Rai 1, tra sorprese e grandi novità. Si preannuncia un sabato sera di grande tensione per quanto riguarda i dati Auditel tra Rai 1 e Canale 5, che si contenderanno lo scettro di rete regina della serata. Ma, intanto, il dietro le quinte di Ballando con le stelle prepara la finale, in onda a partire dalle 20.30 di stasera sabato 19 maggio. Erano partite in 13, ma ad arrivare alla finale sono rimaste solo 6 coppie, Raimondo Todaro e Giovanni Ciacci, Natalia Guetta e Simone Di Pasquale, Cesare Bocci con Alessandra Tripoli e ancora, la neocoppia non solo nel ballo ma anche nella vita di Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina, Giaro Gerratana accompagnato dalla maestra Lucrezia Lando e, infine, la super favorita per la vittoria finale, Jessica Notaro con Stefano Oradei. A decretare i ballerini finalisti è stata la giuria, ma soprattutto il pubblico con il televoto da casa, che stasera avrà carta bianca, perché i vincitori verranno decretati solo tramite il voto dei telespettatori. Già è iniziato il toto vincitore sul web. Intanto, sul web impazzano i pronostici su chi vincerà questa edizione di Ballando con le stelle. Difficile dirlo al momento. Per la giuria, sicuramente a salire sul gradino più alto del podio dovrebbe essere Jessica Notaro, ballerina e ragazza entrata nel cuore anche del pubblico, sia per la sua bravura nella danza, sia per la sua tremenda storia personale. Ma i telespettatori hanno dimostrato un attaccamento anche a Natalia Guetta, sorella del più famoso di Illunga, venuta alla ribalta per l'interpretazione della Perpetua in Don Matteo. Attenzione però anche alla coppia Ciacci-Todaro, anticonformista e attaccata più volte da Ivan Zazzaroni e per questo molto gradita alla gente da casa. Ospite speciale, come si addice ad una finale, il ballerino per una notte, o meglio, la ballerina per una notte di questa sera è davvero speciale, sul dance floor di Rai 1 farà la sua performance la Lollo Nazionale. Gina Lollo Brigida si metterà alla prova con una coreografia studiata appositamente per lei che dovrà imparare in pochissimo tempo. La sua performance sarà giudicata tramite votazione dalla giuria e il tesoretto accumulato verrà poi regalato da Sandro Maier ad una coppia, tesoretto che nella finale risulta quanto mai fondamentale. La Lollo Brigida tornerà quindi in prima serata su Rai 1 dopo aver ricevuto la famosissima stella sulla Walk of Fame americana.